L'auto della BR Sport abbiamo testata lunedì, abbiamo fatto qualche giro, la macchina è bellissima, l'avevo usata nel 2009 ma a oggi è un'altra macchina, è completamente diversa, sia d'assetto che sia di motore, è stupenda, non avevo provato mai una macchina così forte di queste. E la gara l'abbiamo preparata abbastanza bene, abbastanza carichi come sempre, che devo dire, pochi equipaggi dato, non so, quello che sia successo l'anno scorso, però già siamo qua e quella è la cosa più importante, e può essere una cosa positiva per un altro anno, per la gara. Ora noi qua c'è Alfonso che si sa, quello è abbastanza carico, è competitivo come sempre, sia come macchina e come tutto, quindi c'è Alessandro che con la Super 2000 e altri, Tupiano, Dino Nucci, quindi siamo qua a giocarci. Vediamo quello che succede stasera e poi proseguiamo con la gara. Beh, le prove sono tutte belle, dalla pista che sia spettacolare per gli spettatori che per noi, dalla Castel Termini, passiamo ad Aragona che è la prova un po' insidiosa per il discorso del fondo che è molto scivoloso, e poi sulla Gian Giana che è la prova più completa, che è la più bella perché c'è tutto, c'è il guidato, discesa, salita e il veloce. Sono tutte belle, quindi non c'è una prova che si può dire che è la più bella. Gabriele lo trovo molto carico, spero di fare una bella gara perché la macchina ce lo permette, lui è carico, speriamo tutto bene. Mi trovo benissimo con la macchina, stamattina funziona abbastanza bene, anche se dobbiamo fare una piccola correzione che ha un leggero smussamento davanti. Sulla Castel Termini abbiamo fatto un bellissimo tempo, sia sulla Castel Termini che sulla Gian Giana. Invece ad Aragona ci scivolava tantissimo e abbiamo preferito non rischiare e farcela in sicurezza. Le prove speciali sono bellissime, non me l'aspettavo, sia la Castel Termini, Aragona magari la conoscevamo, che era una gara molto selettiva e bella, ma la Gian Giana fatta così, secondo me, è ancora più bella fatta inversa. Come intenderai adesso affrontare le ultime tre prove speciali? Beh, ormai, mancano le ultime tre prove speciali, penso che ormai, Benedetto, il distacco di 20 secondi già è un distacco abbastanza notevole. Da Gentinaro siamo a 14, siamo avanti, quindi preferiamo gestirla e se riusciamo a portare il secondo posto a casa. Volevo fare un ringraziamento, volevo ringraziare il mio compare Giuseppe che mi sta seguendo, che mi dà tantissima carica e lo volevo ringraziare. Super 2000 di Benedetto Riolo, soprattutto c'era un divario di vettura e anche per mettere un divario di piloti, due mostri sacri del rallismo, hai fatto una bellissima gara. Sì, io penso abbiamo fatto una bellissima gara, certamente corro poco una volta l'anno, quindi
quello che abbiamo fatto già per me è abbastanza. Ecco, diciamo, ieri alla partenza ha detto ci vediamo sul podio, ha detto speriamo. Sì, sì, infatti io lo speravo e ci siamo riusciti, va bene così. Volevo fare un ringraziamento principalmente alla BR Sport Epifanio Beccaria che mi ha permesso di fare una bellissima gara, alla mia famiglia, mio zio, mia nipote, la mia ragazza e i miei amici che mi hanno sostenuto e siamo riusciti tutti a fare questo bel risultato. E anche ai favaresi che ti hanno applaudito lungo la strada perché sei stato a questa gara di loro Beniamino. Bene Gabriele, allora scendi anche tu, ti piazzi alla destra del palco per la premiazione. Sinistra 4 dentro.
4.